Ciao a tutti ragazzi, sono Richard HTT e... E siamo qui con un ospite speciale, presentati, vai. Sono Luciano Spinelli. No, aspetta, il microfono, okay. Vai. Io sono Luciano Spinelli. Periranno esplosioni e effetti in grafica, vero? Ok. Quindi va, presentati, cosa fai? Allora, io sono uno youtuber e sono conosciuto principalmente per i miei musical.ly. Sono un muser, faccio video su musical.ly. Ah, perfetto, quindi se volete andare a vedere Luciano Spinelli, andate a vedere il suo account di musical.ly. Esatto. Quindi, innanzitutto, dici qual è il tuo personaggio? Scusa, il microfono. Scusa, hai ragione. È un microfono finto, ma bisogna mantenere le apparenze. Qual è il tuo personaggio preferito di Cartoon Network? Allora, attualmente io guardo tantissimo Adventure Time, però se devo proprio grande. Ok. Però se devo scegliere Ben 10, perché Ben 10 mi rappresenta tantissimo. E ci dicevi prima che in realtà non solo ti rappresenta, ma tu eri tipo un super fan sin da piccolo. Hai un rapporto speciale con Ben 10. Assolutamente sì. ho un rapporto super speciale con Ben 10, perché quando ero piccolino lo guardavo tantissimo. Ero talmente ossessionato che avevo poster in camera mia, avevo il suo Omnitrix, non lo levavo mai, mia mamma voleva uccidermi per questo, però vabbè. Ero, sì, ossessionato. Ossessionato addirittura? Sì. Ma c'era una trasformazione di Ben 10 che ti piaceva più delle altre? In realtà no, mi piacevano tutte. Ah sì, come si chiama? Materia grigia mi piaceva tantissimo. Materia grigia. Era la più piccolina e io l'amavo tantissimo. Ti sentivi un po' come... Sì, perché era stra intelligente, era piccolina, io ero un nanetto quando andavo a scuola, ero all'elementare. Empatizzare con... Esatto, sì, mi sentivo sì, molto... Ti sta piacendo l'evento di oggi? Tantissimo. Scusa. Tantissimo, per me comunque è un onore essere qui, perché per me Cartoon Network è importante, è stato una parte della mia infanzia e tuttora ne fa parte della mia vita, mi piace tantissimo ed è veramente tutto molto bello. Sì, poi qui siamo pieni, scusa, siamo pieni proprio di pop-up, di magliette, cioè Funko io mi... Pop, forse vuoi esatto, dire, sì, è vero, perché di Funko Pop. Pop-up. Esatto. Al massimo. Tieni Funko Pop, di magliette e siamo davvero, ogni volta mi brillano gli occhi quando vengo in posti di questo genere. Io amo i Funko Pop, quindi proprio... Sì. Se dovessi immaginarti nei panni di Johnny Bravo. Ecco, vai, sei fai pronto? Una posa vai. Alla Johnny Bravo. Ah, grande! Avevo più o meno 10 anni di allenamento, sì, in muscolatura. Quando ero piccolino avevo visto la puntata dove lui si faceva tutti i muscoli che andava solo sulla corda praticamente. E io nella mia testa pensavo che andando sulla corda potessi. Sì, però poi è veramente fantastico. Poi ho capito che in realtà non è proprio così. Però chissà, magari andando veramente tantissimo sulla corda. Io avevo 10 anni magari, forse. Cioè, se avessi iniziato allora magari avresti avuto delle gambe grosse così. C'è Francesca che addirittura ha fatto un video dove mostra il fatto che Johnny Bravo in realtà è suo zio. Sì, avevo uno zio identico a Johnny Bravo e anche aveva proprio imparato le battute per farlo nella vita reale. Oh, mamma. Sua diretta discendente. Che poi faceva sempre... C'era il suono... E invece qual è il tuo personaggio preferito di Gumball? Ti piace di più Gumball o il suo amico pesciolino che si chiama? Darwin. A me piacciono entrambi, cioè Gumball mi fa impazzire, ma perché è super stupido, poi si muove così. È bellissimo e poi è fa ridere ma è tenero, no? Cioè non ti trasmette tenerezza ma non te lo trasmette, capito? Sì, sì, particolare. Ma a volte Gumball poi sarà tenero, ma a volte fa delle facce che sono assurde. Si pensa, esatto, che le facce di Gumball... Quando Gumball cade, cioè mamma mia, si riempie di bozzi ed è fantastico, è meraviglioso. Io volevo, non so se possiamo farlo, se la regia me lo permette. Io, visto che noi siamo di base dei disegnatori su YouTube, che non ha nulla a che fare invece con quello che fai tu su musical.ly, però volevo provare a fare un po' di, non so, crossover tra di noi. Volevo provare a farti disegnare qualcosa. Oh mamma, io amo disegnare, sì? Tantissimo. Allora dai, facciamo. Allora regia, okay. Vai, tieni. Aiuto, okay. Ma che responsabilità. Vabbè, dammi, no, il microfono. Vai, allora. Ok. Mi raccomando tu Riccardo, tieni ben puntato il microfono su di esatto, lui. Allora, se dovessi disegna te stesso come se dovessi essere nei panni di Ben 10, visto te stesso Ben 10, vestito okay. Come lui. Sto cercando di capire da che parte mi ciuffo. Io lo vedo già lanciato, eh. Sì, guarda, è qui, altro che musical, ci ruba il lavoro, Ben 10, Ben 10. Marò, non so cosa sto combinando io. In realtà sono sincero. No, ma proprio in beh, la gomma c'è per questo. No, ma io sono perfezionista, cioè faccio fatica di brutto. Ok. La tua disciplina
Io sono abituato a fare due ritratti, nel senso io sì tantissimo, io amo tantissimo disegnare. Devi neanche ripassarlo. No, ok, ho proprio fatto un po' così, però. Abbiamo scoperto un talento. Esatto. Lui l'hai stupito. Tra 10 anni ci ruberà il lavoro, sì. Neanche 10. No, è orribile. Scrivi il tuo nome. Ok. Mi faccio la firma. Sì, vai. Esatto. Nel frattempo ti faccio qualche domanda più personale. Come mai hai deciso di iniziare la tua attività così su Musical.ly? Perché praticamente io vedevo su Instagram dei vedevo su Instagram dei video di due gemelline, Lisa e Lena. Aspetta, lo tengo io così almeno non gli dà fastidio per disegnare. Che oltretutto sono diventate mie amiche perché abbiamo avuto l'opportunità di conoscerci ad Amsterdam e poi in tantissime altre occasioni. E mi piacevano tantissimo, no, questi video musicali. Così ho deciso di scaricare questa applicazione che adesso è diventata parte della mia vita, perché io vivo con Musical.ly al di fuori dell'applicazione proprio, nel senso che io quando vado in giro con i miei genitori o sento semplicemente una canzoncina io mi metto a ballarla come se fosse un Musical.ly, e l'ho scoperta totalmente a caso, ed è stato veramente un caso bello e particolare, perché adesso Musical.ly veramente per me è molto importante e mi piace tantissimo l'applicazione. E quindi se dovessimo andare ad analizzare i tuoi gusti musicali a questo punto, qual è il tuo genere preferito? Allora, io non ho proprio un genere preferito. A me Ah, sei come me, quindi ascolti di tutto. Esatto, però ho un cantante preferito in assoluto, che è Shawn Mendes, che per me praticamente è lo seguo da tantissimi anni. Vuoi cantarci una sua canzone? Io faccio schifo a cantare. E vabbè, tanto facciamo schifo allora, tutti quanti. Fammi capire, lui è famoso per i suoi musical, praticamente tu gli hai chiesto di disegnare, di cantare. No, ma poi le premesse sono queste, tipo, puoi disegnare? Io faccio schifo nel disegno. La Gioconda. E poi io faccio schifo nel cantare. Ora, mi immagino migliore performance. Faccio saltare la struttura, sono sicuro. Certo, inizia a tremare tutto quanto. Canto l'ultima chiave in my blood. Vai. It is in my blood. Vai, non ce la faccio. Vai, e noi parliamo. No. Vai. It is in my blood. No, ma vi prego, non ce la faccio. Faccio schifo tanto, a cantare. Tanto non ti preoccupare, siamo noi quelli che ci siamo resi ridicoli in questo momento, cioè, ballando. Cioè, quella di Gambo. No. Ok. Va bene, abbiamo qui il nostro disegno. Ci sono delle domande dal pubblico? A casa. Quindi abbiamo qui il nostro disegno. Orribile. No, guarda, ti stai davvero sottovalutando. È una cosa... Non ce la posso fare. Qui abbiamo un Luciano. Un Luciano così, di inchiostro su casa. Scusa, Riccardo, ma come pretendi di parlare? È vero. No, si è rotto il microfono! Che non ha mai funzionato. Quindi niente, qui abbiamo il nostro... Okay, ma tornando seri, qui abbiamo un Luciano, un magnifico Luciano inchiostro su carta con tanto di firma dell'autore, e si può vedere come il vibrato del tratto trattiene tutte le emozioni di un autore tormentato, guardate, tormentatissimo, tristissimo, che sta cercando di rappresentare proprio la tristezza, la sofferenza, il suo animo, lo si può notare dal mio sorriso, in un'unica opera meravigliosa. Perfetto. In vendita all'asta. Allora, grazie mille per essere stato qui con noi e per aver risposto a tutte le nostre domande. Grazie. E io direi che concludiamo qui con un caloroso abbraccio.